Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto. Dov'è finita l'acqua? Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile. Gelato, gelato! È la signora Coniglio, la gelataia! Gelato! Quando fa molto caldo, la signora Coniglio vende il gelato. Mamma, papà, possiamo prendere il gelato, per favore? Va bene, visto che oggi fa così caldo, io vi do il mio permesso. Urrà! Posso prenderne uno anch'io, vero? Il gelato piace a tutti. Salve, signora Pig, Peppa e George. Buongiorno, signora Coniglio. Che tipo di gelato volete? Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Ma certo che puoi, Peppa. Grazie tante. Un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore. E che gelato prende il nostro giovanotto George? Dinosauro! Un dinosauro? Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui. Dinosauro! George, mangialo quel ghiacciolo prima che si sciolga. Dinosauro! A George piace talmente il suo ghiacciolo a forma di dinosauro che non lo vuole mangiare. Molte grazie, signora Coniglio, e buon divertimento! George, ti ho detto di mangiare quel ghiacciolo prima che si sciolga e... cada in terra. Che peccato, il ghiacciolo a forma di dinosauro di George si è sciolto ed è caduto a terra. Non importa, George. Prendi un po' del gelato di papà. Vedrai che non ci rimarrà male. A George è simpatico il ragno. E al ragno è simpatico George. Peppa adora giocare con il mini servizio da tè. Dove sono tutti i biscotti al cioccolato, papà? Ieri il pacco era ancora pieno. Oh, mi dispiace, mamma. Si vede che li ho mangiati tutti. Oh, oh, oh. Papà cattivone. George mette a dormire il ragno. George, si può sapere che fai? Devi aiutarmi a servire il tè alle bambole. Aiuto! Aiuto! Papà! C'è un ragno nella mia camera da letto! Non preoccuparti, Peppa. Per favore, papino, fallo andare via, ti prego. Non è il caso di spaventarsi. Ciao, George. Per caso hai visto un ragno? Mi fa tanta, tanta paura. Fallo andare via, ti prego. Non c'è alcun motivo di avere paura, Peppa. I ragni sono bestioline molto piccole e non ti possono fare del male. Ma non ti preoccupare. Papà te lo porterà via dalla stanza. Wow! È abbastanza grandicello, però. È meglio che chiami la mamma. Mamma! Buongiorno, Mr. Zampepini. Peppa sta prendendo coraggio. Mi piace proprio stare nella casetta delle bambole. Allora, bambini, papà mi ha raccontato che avete trovato un ragnetto. Lo porto fuori dalla stanza così potete riprendere a giocare. Mamma, vieni! Ti presento Mr. Zampefini, carino, vero? Ah! Mr. Zampefini è bello grosso, però! A Peppa e a George il ragno è simpatico. Notte, notte! George mette a dormire il ragno. George, aspetta, vuole un po' di tè. Non ha voglia di andare a letto a quest'ora. Hai fame, vero, Mr. Zampefini? Peppa, George, vi abbiamo organizzato una caccia al tesoro. Da qualche parte in giardino è stato sepolto un tesoro. Caspita, un tesoro! Sì, ma dove? Questo dovete scoprirlo voi. Ecco la mappa del tesoro, Peppa. E George può indossare il mio cappello da pirata. Ben trovato, capitano George! Questa mappa è davvero complicata. Potresti aiutarmi, papà? Ma certo, Peppa. Sono molto bravo con le mappe. Oh, è proprio complicata.
papà Pig, guarda che così stai tenendo la mappa sotto sopra. Già, me ne ero accorto. È facile! La croce indica dove si trova il tesoro. Ma in quale punto del giardino ci sono quei due meli? Io non lo so. Volete un piccolo aiuto? Sì, grazie. Il primo indizio è in una bottiglia. Ma dove sarà questa bottiglia? È là, l'ho vista! Peppa ha trovato il primo indizio. Un messaggio in bottiglia. Ecco, guardate, è questa la bottiglia. Sei stata bravissima, Peppa. Vediamo un po' che cosa dice il messaggio. A quanto sembra è stato scritto da un pirata. Mamma, potresti leggermi il messaggio del pirata? Questo pirata ha veramente una pessima calligrafia. No, la calligrafia del pirata è eccellente. Io non riesco neanche a leggerla. Il pirata ha scritto molto chiaramente: seguite le frecce. Dobbiamo seguire le frecce? George ha trovato il secondo indizio, dei rami che formano delle frecce. Guardate, puntano da quella parte! Peppa e George seguono le frecce. George, giochiamo a fare a palle di neve? Peppa ha fatto una palla di neve. Peppa e George si divertono moltissimo. George, torna subito qui! Oh là là, sembra che questo gioco si sia fatto troppo violento. Scusami, George. George, facciamo un pupazzo di neve. Peppa e George fanno un pupazzo di neve. Per prima cosa costruiscono il corpo. George, questo è il corpo del pupazzo di neve. Ora fanno la testa. Ora ha bisogno di braccia, di occhi e di una bocca. George ha trovato dei rami per fare le braccia al pupazzo. Peppa ha trovato dei sassi per fare gli occhi e la bocca del pupazzo di neve. Questa è la faccia. Ora al pupazzo di neve serve il naso. Peppa ha preso una carota per fare il naso al pupazzo di neve. Il pupazzo sembra molto contento, ma forse ha un po' freddo. Susie Sheep è venuta per giocare con Peppa. Peppa vuole bene a Susie. Susie vuole bene a Peppa. Sono grandissime amiche. Peppa, perché tu e Susie non andate a giocare in camera tua? Va bene, andiamo, mamma. Anche George vorrebbe giocare con loro. Peppa e Susie adorano giocare nella stanza di Peppa. E anche George. Non puoi stare qui, George. Noi stiamo facendo dei giochi da grandi. Quindi vai a giocare con i tuoi giocattoli. Peppa e Susie vogliono giocare da sole. Io sono una principessa con poteri magici. Adesso userò la mia bacchetta magica su di te e ti trasformerò in una rana. A George non piace giocare da solo. Anche George vorrebbe giocare. Non ora.
Allora, George, io sto giocando insieme a Susie. Vai a giocare da qualche altra parte. George vorrebbe giocare con Peppa. Si sente un po' solo. George, ho bisogno di aiuto. Sto facendo i biscotti con le scaglie di cioccolato. C'è bisogno che qualcuno lecchi la scodella. A George piace aiutare la mamma a fare i biscotti. Ma gli piacerebbe di più giocare con Peppa. Io voglio fare l'infermiera. Questi spaghetti sono veramente deliziosi. I più buoni che abbia mai mangiato. Si vede proprio che voi due siete fratelli. Uguali in tutto e per tutto. Che cosa intendi dire? Siamo completamente diversi. Io e i miei due cuginetti stiamo preparando uno spettacolo di burattini. Ottima idea! Quando è pronto, chiamateci! Ci vediamo dopo! Uno spettacolo di burattini? Sembra divertente. Ho il tempo di mangiare ancora un po' di spaghetti. Ne vorrei anch'io un'altra porzione. Lo spettacolo di burattini sta per cominciare. Buongiorno, io mi chiamo Chloe. Io invece mi chiamo Peppa. Ah, è un dinosauro! Un dinosauro spaventoso! I miei complimenti, siete molto bravi! Bravi, Bis! Io sono lo zio Pig. Ciao, zio Pig! Buongiorno, Peppa! Oh, oh, oh! Ti assomiglia moltissimo! Ho paura di essermi riempita troppo la pancia oggi! Oh, oh! Ma che bella mangiata! Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre? Che cosa intendi dire? Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume. Così, guarda. Oh, oh, tuo padre ha ragione. È vero che russo così. Che ti avevo detto, caro? Non avresti dovuto dire quelle cose dello zio. Io non penso proprio che il papà e lo zio ti stiano ascoltando, cara. Il papà e lo zio si sono addormentati. Si vede proprio che sono fratelli. Cosa è successo? Lo spettacolo di burattini è già iniziato? Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Oh. Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice. Oh, va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai. Facile. Uno. Due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. 155? Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo. Vi do una mano anch'io. No, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Oh, uno, due. La mamma, Peppa e George sono in cucina a preparare il pranzo, mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. 10. Sì. 11, speriamo solo che non sia troppo 12, duro per lui. Vado a controllare. 13. 14. 15. 16. 17. Papà! Sei un imbroglione. Dovevi fare le flessioni a terra, però. C'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone. Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cicletta. Ah, mi sembra un'ottima idea. Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un'impresa impossibile. Questa cicletta è troppo rumorosa. Non si sente la televisione. Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te. Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Giusto! Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene. Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni e questo è il campanello. Sì, sì, grazie, Peppa, lo so. Ciao, ciao! Che c'è che non va, papà? Beh,
Non lo so. Perché non la portiamo all'officina di Nonno Dog? Lui la aggiusterà. Ottima idea, Mamma Pig. Nonno Dog gestisce l'officina. È molto bravo a riparare le macchine. Caspiterina, Papa Pig. La tua macchina fa un brutto rumore. Per favore, la puoi aggiustare, Nonno Dog? Sì, ma ci vorrà tutta la giornata. Veramente noi volevamo fare una gita in macchina. Tranquilli, potete prendere questa macchina nuova mentre aggiusto la vostra. Evviva! Grazie, Nonno Dog. Volete abbassare il tettuccio? Sì, grazie. Allora premo questo pulsante rosso. Che macchina intelligente! Al vostro rientro avrò riparato la macchina. Grazie, Nonno Dog. A più tardi. Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci. A Peppa e alla sua famiglia piace molto la nuova macchina blu. Quanti pulsanti che ha questa macchina. Chissà che cosa serve quello verde, papà. Vediamo. Finestrini magici. Per favore, papà, riapri i finestrini magici. E il pulsante blu a che cosa servirà? Non lo so, vediamo. No! Mi piace tanto questa macchina nuova, possiamo tenerla? No, che non possiamo tenerla, Peppa. L'abbiamo presa in prestito per un giorno. Oh no, credo che stia per piovere. Sì, tiriamo su il tettuccio. Peppa deve scoprire dove si nasconde George. Tana per George! Peppa ha trovato George. Che peccato, ti ho trovato subito senza nessuna fatica. Ora tocca a Peppa nascondersi. Uno, tre. Ti aiuto io a contare, George. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Va bene, George, adesso puoi aprire gli occhi. George deve scoprire dove si nasconde Peppa. Peppa non è nascosta sotto il tavolo. George, perché non provi a guardare al piano di sopra? Peppa non è sotto il letto. Cos'era quello strano rumore? Peppa non è dietro la tenda. Ecco ancora quello strano rumore. Cosa può essere? George ha scoperto dove si nascondeva Peppa. George è riuscito a trovarmi. Adesso tocca a papà nascondersi. Oh, io penso che George debba avere un altro turno. Susie Pecora, Danny Cane e Rebecca Coniglio sono sullo scivolo. Peppa, invece, è sull'altalena. Mamma, mamma, per favore mi spingi. Sei pronta, cara? Sì, voglio arrivare fino in cielo. Ancora più in alto, mamma. George vuole andare in altalena. Adesso tocca a te, George. Tieniti forte. Voglio spingerlo io, George. Però spingilo dolcemente, Peppa. Sì, mamma. Tieniti forte, George. Oh no, Peppa ha spinto George troppo forte. A lui non piace andare così in alto.
Peppa, lo sai che George soffre un po' di vertigini? Scusami tanto, George. Vieni, andiamo a fare le acrobazie. Ci sono anche Susie e Danny. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, Peppa. Mi butto! Non lo fate per niente bene. Ora vi faccio vedere io come si va sul copertone. Fatevi indietro! Pronti? Ai posti? Via! Whee! Guardatemi tutti! Volo come una rondinella! Non riesco più ad uscire! Peppa è incastrata nel copertone. Non c'è niente da ridere, capito? A me sembra abbastanza divertente. Dovremo tirarti fuori. Gli amici di Peppa l'aiutano a liberarsi. Papà, scusa, sei sicuro che George sia abbastanza grande? Vedrai che andrà tutto bene. D'accordo, allora può venire con me. Ciao, ciao, piccoli! La maestra bada ai bambini dell'asilo. Ciao a tutti! Vi presento il mio fratellino. Si chiama George. Benvenuto tra noi, George. Piacerebbe tanto anche a me avere un fratellino come George. Davvero, Susie? Ciao, George, io sono Danny Dog. Quello che hai portato è un dinosauro. Si tratta solo di un dinosauro giocattolo. Dinosauro! Sei proprio bravo, George. Dinosauro! Dinosauro! Oh, è davvero spaventoso quel mostro! George è simpaticissimo! George è il mio fratellino piccolo. Lui è davvero simpaticissimo. Peppa è orgogliosa del suo fratellino George. Che ne dite se ora mostriamo a George come dipingiamo i quadri? Maestra, lui non è molto bravo a dipingere. Allora forse potresti aiutarlo tu. Certo, io sono molto brava. Gli voglio far vedere come si dipinge un fiore. George, adesso voglio insegnarti cosa devi fare se vuoi dipingere un fiore. Per prima cosa devi fare un grande cerchio sul foglio. No, George, quello è il colore sbagliato. Ora devi dipingere i petali del fiore. George! George! George, sei ancora sveglio? Che strani rumori. Io credo che dovremmo andare di sopra a controllare. Peppa, George, siete ancora svegli? Ci siamo sbagliati. Stanno dormendo. Allora, evidentemente, non erano Peppa e George a fare tutto quel baccano. Non sento più niente adesso. Io sono convinto che stiano dormendo veramente. Dai, guardiamo un po' di televisione. Giardinaggio. Oggi parleremo delle rose. Oh, mi piacciono così tanto i programmi di giardinaggio. La rosa rosa è una rosa con tante spine. Per potarla cominciate a spoltire le cime dei rami e poi tagliate via le gemme. Nonnina! Peppa! George! Voi dovreste essere a letto a dormire! George e io non abbiamo sonno!
Possiamo guardare la televisione? Beh, immagino che guardare un po' di televisione vi farà venire sicuramente sonno. Evviva! La rosa di Islanda è una grande gioia per il floricoltore attento, ma tende ad appassire nei climi temperati. Questo programma è veramente noioso. Non così, Peppa! Non devi mai toccare il mio computer! E George, ricordati che non devi farlo neanche tu per nessun motivo! Ricordalo, George! Non dovrai mai fare così! Peppa, ora smettila! Mi dispiace, mamma. Stavo soltanto mostrando a George cosa non dovrà mai fare. Oh no! Il computer non dovrebbe fare così! Papa Pig! Papa Pig! Che succede, mamma Pig? Scusa, caro. Potresti riparare il computer? Vado a finire di preparare il pranzo mentre tu lo ripari. Tu hai ragione, mamma Pig, ma io non sono molto bravo in queste cose. Oh, grazie mille, papà Pig. Papà Pig cercherà di riparare il computer. Forse devo semplicemente provare a spegnerlo e poi riaccenderlo di nuovo. Papa Pig è riuscito a riparare il computer. Evviva il nostro papà! Grazie, sono diventato un esperto in queste cose. Papà, scusa, possiamo giocare sul computer al gioco La signora Chicken è contenta? Forse dovreste chiederlo alla mamma. Mamma prima ci ha detto che avremmo potuto giocarci. Allora va bene anche per me. Ma non so dove possa essere il dischetto. Questo è l'abito della regina. È molto, molto carino. Guarda, Peppa, questa è la corona d'oro. Accipicchia! Che oggetti meravigliosi! Mammina, ma dov'è il televisore della regina? Non avevano il televisore a quei tempi. Oh, non avevano la televisione! Però avevano i computer, vero? No, non avevano nemmeno i computer. E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Peppa immagina di essere una regina. Squisita! Gradisce qualcos'altro, regina Peppa? Sì, altra torta, per favore. Ma certo! Andiamo, coraggio. Arrivo, papà. Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. Oh, sono terribilmente dispiaciuto, vostra altezza reale. E tu chi sei adesso? Io sono il tuo papà. Deve essere una cosa molto interessante. Sì, è una cosa molto interessante. E che sala è questa? Questa è la famosa sala del dinosauro. La sala del dinosauro? George, hai sentito? Questa è la sala del dinosauro. Dinosauro! E dov'è il dinosauro, papà? Da qualche parte nella sala. Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto, molto piccolo. In realtà Peppa è molto, molto grande. Ci picchia! Questo è lo scheletro di un vero dinosauro, ragazzi miei! Dinosauro! Peppa si sta divertendo un po' troppo a prendere in giro George. Peppa? Scusa, stai prendendo in giro George? No, mamma, davvero, gli stavo solo insegnando come si gioca a palla. Oh, davvero? Conosco un gioco che insegnerà a George come fare. Si chiama Maialino al centro.
Peppa, tu devi prendere la palla e metterti lì. E tu, George, devi rimanere dove sei. Bene. Voi dovrete tirarvi la palla a vicenda e io dovrò fare di tutto per prenderla. Io sono il maialino al centro. La mamma e il maialino al centro! Prendi la palla, George! Oh, l'ho mancata! George ha afferrato la palla. Urrà! Perfetto, George! Ora devi tirare tu la palla a Peppa. Oh, prova di nuovo! Oh, prova di nuovo! George non riesce a tirare la palla oltre Mamma Pig. Coraggio, George! Lancia la palla verso di me! Oh! Che sciocchino che sei! Lo so fare anch'io così! Peppa vuole copiare George, ma è troppo grande ed è rimasta incastrata. Ho preso io la palla, Peppa. Adesso tocca a te fare il maialino. George, prendi la palla. Urrà! L'ho presa! George, ora tocca a te fare il maialino. Prendi la palla, George. Afferra la palla, George. Prendila, George. George, prendila. George, io non voglio dormire. Restiamo svegli tutta la notte, così vedremo la fatina dei dentini. La fatina dei dentini è in ritardo. Oh. La fatina dei dentini ci mette molto ad arrivare. Ma dov'è la fatina dei dentini? Cos'è questo rumore? Sarà la fatina dei dentini? George, lo senti anche tu? Oh, George! Ah, quel rumore era George. Era così stanco che si è addormentato. George non è poi così bravo a rimanere sveglio, ma io invece ce la farò. Sarò sveglia tutta la notte e vedrò la fatina dei dentini. Io non mi addormenterò. La fatina dei dentini è arrivata. Ma Peppa dorme. Ciao, Peppa! Ti piacerebbe una moneta luccicante in cambio del tuo dentino? Oh, che bel dentino pulito! Grazie, Peppa, e buonanotte! Peppa, George, svegliatevi, è mattina! Chi è? No, io non stavo dormendo! È venuta la fatina? No! Diamo un'occhiata sotto al tuo cuscino. Oh, guarda, Peppa! La fatina dei dentini è venuta e ti ha lasciato una moneta. Evviva! Ti sei addormentata, non è così? Ma forse ho dormito, ma soltanto per un pochino. Però la prossima volta, lo prometto, rimarrò sveglia, così potrò vedere la fatina dei dentini. Senza gli occhiali, Papà Pig non riesce a leggere il giornale. Questo è assolutamente ridicolo. Non riesco a vedere proprio nulla. Qualcuno deve aver messo i miei occhiali da qualche parte. Non ti ricordi dove li hai messi l'ultima volta, Papà Pig? Quando non li indosso per leggere, li metto sempre in una tasca. Ma stavolta lì non ci sono. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? È un'ottima idea, Peppa. Se riuscite a trovarli, Papà Pig non sarà più così nervoso. Io non sono affatto nervoso. Peppa e George vanno alla ricerca degli occhiali di Papà Pig. Peppa guarda sotto il giornale, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. George guarda sopra il televisore, ma gli occhiali di Papà Pig non sono neanche lì. Guardiamo di sopra, nella camera da letto di mamma e papà.
Peppa e George vanno a cercare nella camera da letto dei genitori. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Ah! Non lo trovo affatto divertente. Peppa guarda sotto i cuscini, ma gli occhiali di Papà Pig non ci sono. Oh. George guarda nelle pantofole del papà, ma gli occhiali non sono neanche lì. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. Oh. Ah. È troppo difficile trovarli. Peppa si ammira allo specchio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu la più bella, Peppa. Miau. Ciao, ciao, Peppa. Ciao, ciao, io sono la principessa delle fate. Io sono una strega. Miau. E ho con me la bacchetta magica. Guarda, ho la bacchetta magica anche io. Io posso trasformarti in un rospo. Se voglio posso trasformarti io in un rospo. Dinosauro. Oh no, George ha paura della sua immagine riflessa. Oh, che sciocchino, George, non piangere. Sei tu quello riflesso nello specchio. Allora, è arrivato il momento di decidere chi di voi indossa il costume più bello. Ci serve un giudice. Visto che la festa è di Peppa, forse può fare lei il giudice. Lo faccio io faccio il giudice. Papà, cosa fa il giudice? Semplice, il giudice decide chi ha il costume migliore. Oh, benissimo. Peppa deve scegliere il costume migliore. Susie, posso vedere il tuo costume, per favore? Io sono l'infermiera Susie e faccio guarire gli ammalati. Molto bene, infermiera Susie. Adesso Danny Cane. Io sono un pirata, vento in poppa marinai. Candy Gatto. Miau. Sono una strega, posso trasformarti in un rospo. Ma io sono una principessa delle fate e trasformo te in un rospo. Bambine, bambine! Scusa, mammina! A chi tocca ora? Io sono un pagliaccio! Davvero divertente! Tu chi sei, Rebecca? Io sono una carota! Molto carina! E il mio fratellino George, invece, è uno spaventoso dinosauro! Tutti i vostri costumi sono molto belli! Evviva! E all'interno di questa mela ci sono degli altri semi. Per far crescere altri alberi di mele. Esattamente, Peppa. Nonno, nonno, ti prego. Anch'io voglio piantare un seme. Ti va di piantare un seme per far crescere delle fragole? Sì, tantissimo. Ah, questo piccolo seme diventerà molto presto una pianta di fragole deliziose. Per prima cosa, devi fare un buchino nel terreno. Poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra. Vuoi che lo annaffi io per te, piccola? No, nonno. Voglio annaffiarlo da sola. Molto bene. Adesso aspettiamo che il semino germogli. Peppa e George aspettano che il seme cominci a germogliare. Non sta succedendo niente, nonno. Dovrai essere un po' paziente, Peppa. Il seme ci metterà molto tempo a germogliare. Peppa, George, è ora di tornare a casa. Ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca, mamma. Volevo mangiare le fragole per merenda. Non ti devi preoccupare. La prossima volta che verrai, il seme sarà diventato una bella piantina. E noi ci mangeremo le fragole, allora. Certamente. Andiamo, Peppa. Ci vediamo presto, nonno. Ci vediamo presto, fragole. Nonno Pig si prende cura della pianta di fragole di Peppa.
Dopo qualche tempo, Nonno Pig vede spuntare una piantina. Giorno dopo giorno, la pianta diventa sempre più grande, finché Nonno Pig trova una cosa molto speciale. Le fragole! E quale verso pensate che possa fare un cigno, piccoli miei? Con grazia ed eleganza! Peppa adora ballare. Tutti adorano ballare. Mamma, mamma! Abbiamo ballato come dei cigni. Peppa è stata molto brava, signora. Ho dovuto ballare con grazia e con eleganza. Che bella cosa! Ti posso far vedere come ho fatto, mammina? Andiamo a casa prima. Così potrai farlo vedere al papà, a George e a me, tutti insieme. Ciao, ciao! Peppa e la mamma arrivano a casa. Papà, George, adesso vi mostro come si fa il balletto. È una cosa difficile? Per me è stato facile, ma di sicuro tu, George e la mamma lo troverete molto difficile. Intanto ci serve un po' di musica. Bene. Ora, George, papà e mamma, copiate quello che faccio io. Madame Gazzella usava parole buffe, ma in realtà è sufficiente piegare bene le ginocchia e poi saltare. Ah, quello è il petit jeté. Papà, tu conosci le parole buffe? Mamma e io eravamo piuttosto bravi nella danza. Fa attenzione, papà Pig. Il nostro preferito era il pas de deux. Oppla! Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per 3 volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire, devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno 3 volte. Anche l'altro rimedio di Peppa non ha funzionato. George ha ancora il singhiozzo. Ora so cosa fare per curare il singhiozzo. Bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Ricordati bene che sto per spaventarti solo per finta. Peppa, lo sai che non devi giocare in questo modo con George, è ancora piccolo. Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Il singhiozzo di George è passato. Ecco che arriva papà Pig con 2 bicchieri di succo di frutta. George, se bevi troppo in fretta il tuo succo, ti verrà di nuovo il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Siamo vicini, papino. Mica tanto. Hai voglia di fare un gioco? Sì, certo. Giochiamo e io vedo. Va bene, comincio io. Il papà deve pensare a una cosa che si vede e gli altri devono indovinare che cos'è. Io vedo con i miei occhietti qualcosa di colore rosso. Rosso? È il mio vestito, allora. Ce l'ho rosso. No, non è il tuo vestito. È la mamma.
macchina! Sì, brava! La nostra macchina rossa! A me adesso! Io vedo con i miei occhietti qualche cosa di colore blu. La maglietta di George è blu. No! È qualcosa che riguarda la macchina? No, vi arrendete? Certo! Il cielo! Il cielo è tutto blu! Ho vinto! Senti, papà, lo sai dove siamo, vero? So esattamente dove siamo. Anche se questa strada non sembra uguale a quella che io vedo disegnata sulla mappa. Oh, papà, cosa dici? Non ci saremo persi? No, non ci siamo persi. E allora come si arriva al castello ventoso da qui? Fammi pensare un momento. Ho trovato! Possiamo telefonare ai nonni? Non c'è alcun bisogno di telefonare ai nonni. Vi porterò al castello dove si metterci tutto il giorno. Ma non abbiamo tutto il giorno. Pronto? Qui è il nonno. Chi parla, prego? Nonno Pig, siamo noi. Ci siamo persi sulla strada per il castello ventoso. No! Ma è papà l'incaricato a leggere la mappa. Sì, è papà quello che legge la mappa ed è leggermente irritato al momento. Io non sono irritato. Il percorso migliore è questo. Continuate sulla strada principale finché non vedete il castello ventoso davanti a voi. Grazie mille, nonno. Anche la tua è una bici da bambini piccoli, Peppa. Guarda, hai ancora le rotelle attaccate. Io so andare in bicicletta senza le rotelle. Anch'io lo so fare. Anch'io. Avanti, torniamo tutti sulla collina. Vieni con noi, Peppa. No, penso che sia meglio se resto qui. Ci vediamo dopo, Peppa. A dopo. Peppa vorrebbe togliere le rotelle dalla bicicletta. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta. Credi davvero di poterne fare a meno? Certo! Va bene, Peppa. Adesso le togliamo. Papà Pig toglie le rotelle dalla bicicletta di Peppa. Sei sicura di voler andare in bicicletta senza le rotelle? Certo! Non l'hai mai fatto prima d'ora? Posso farcela, mamma? Posso, posso! Questo non è divertente, George. Andare in bicicletta senza rotelle non è semplice. Vuoi che ti aiuti io, Peppa? Sì, per favore, aiutami. D'accordo, piccola. Pronti? Partenza! Via! Non lasciarmi da sola, papà. Non devi preoccuparti, ti tengo io. Stai andando davvero molto bene, Peppa. Vai piano, papà. Continua solo a pedalare. Peppa sta andando da sola, senza rotelle. Papà! Mi hai lasciato andare da sola! Stavi pedalando da sola da un secolo ormai. Davvero, papà? Complimenti, sei molto brava, Peppa. Sul serio, mamma? So pedalare senza le rotelle. Guardatemi, guardatemi. So andare in bicicletta come i grandi adesso. Danny, Susie, Rebecca! Guardatemi, guardatemi, non mi servono più le rotelle adesso! Guardate che brava! Ma cosa sta succedendo là sopra? Che cos'è tutto questo chiasso? E guardate che disordine che c'è sul pavimento! Qualcuno potrebbe scivolare e farsi male! Qualcuno è già scivolato e si è già fatto male! Oh no, povero tesoro. Avanti, bambini, è ora di mettere in ordine la stanza. Mamma mia, noi stavamo giocando a bambole e dinosauri però. Potrete riprendere a giocare quando avrete messo in ordine. Ma è stato George a mettere in disordine. Ne sei proprio sicura? E questa deve essere una delle magliettine di George, immagino. No. Beh, sicuramente anch'io ho messo un po' in disordine. Va bene, io aiuto Giorgia ad ordinare e la mamma aiuterà Peppa. Possiamo fare una gara, maschietti contro femminucce. È un'ottima idea, vediamo quale squadra finisce prima. Pronti ai posti, via! Vinceremo noi. Ma neanche per sogno. Ecco. Oh, e questo che cos'è? Teddy, è da tanto che ti sto cercando. Presto, Peppa, metti Teddy nella cesta dei giocattoli. Ecco fatto. E adesso tocca ai libri. Così è molto meglio.
E qui che cosa c'è? Dinosauro! Proprio così! Questo è un libro sui dinosauri. È uno dei libri animati di George. Questo è il feroce Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex! Molto bene! E questo invece è un brontosauro. Brontosauro! Sì! E questo deve essere un triceratopo. Ticitopo! Sei bravissimo, George! Ma è vero, sembra un po' piccola adesso. È perché tu sei cresciuto un po' da quando eri un bambino, papà caro. E la tua pancia è cresciuta più di tutto il resto. A proposito di pancia, dovremmo preparare la cena. Sì, sì! Prima raccoglieremo dei rami per fare un bel falò. Evviva! Peppa e George aiutano il papà a raccogliere la legna per il fuoco. George, io raccolgo i rami e tu invece li porti. Raccogliere la legna è divertente. Bene, quei rami bastano. Questo è davvero uno splendido falò. Adesso lo accendo. Eccoti i fiammiferi. Non mi servono i fiammiferi. Papà, come puoi accenderlo senza usare i fiammiferi? Lo accenderò come si faceva una volta, semplicemente strofinando tra loro questi due ramoscelli. Il papà sta sfregando due ramoscelli per accendere il fuoco. Ma dov'è il fuoco, papà? Tra un attimo arriva. Evviva! È stato un gioco da ragazzi. Ora possiamo riscaldare la zuppa di pomodoro. Ah, ascoltate i suoni della natura. Questo suono che cos'è? Questo è il suono dei grilli che cantano. E quest'altro che cos'è? Questo è un gufo. Guarda, eccolo lì. Che cos'è questo rumore invece? Oh, non so dirtelo. È la pancia di Papino! La mia pancia che brontola è uno dei migliori suoni della natura. Significa che è ora di mangiare. Mi piace la zuppa di pomodoro. Anche a me. Ecco un altro dei caratteristici suoni della natura di papà. C'è una piccola principessa nella storia, non è vero, Papino? Sì, c'è una piccola principessa, tesoro. La principessa assonnata. C'era una volta una principessa che viveva in un castello. Si chiamava Principessa Assonnata. Papà, e perché si chiamava così? A questo ci arrivo dopo. Com'era la principessa assonnata? Era carina? Sì, era molto carina e le piaceva tanto guardarsi allo specchio. Io sono davvero molto carina. Chi altri abitava con lei nel castello? Nel castello c'erano anche il piccolo principe, la regina mamma e il re papà. Esatto, anche loro vivevano lì. Il re papà aveva il pancione? Ma certo che no, era molto bello, proprio come me. E inoltre c'era anche un dragone enorme. Dinosauro! Un dinosauro? Ah sì, non era un dragone, è vero, era un dinosauro. Vicino al castello viveva un gigantesco e feroce dinosauro. Oh no, forse il dinosauro non era così gigantesco e feroce, dico bene, papà? Scusami, George, no, il dinosauro era molto buono. Mangiava tanta erba. Dai, papà! Ups, scusate, stavo facendo il dinosauro. Papino, perché la principessa si chiamava Principessa Assonnata? Ci stavo arrivando. Guardate che cosa ho costruito per voi. Una casa sull'albero. Una casa sull'albero, per me e per George.
le tendine sono per la vostra casa sull'albero. Evviva! Peppa e George adorano la casa sull'albero. Grazie tante, nonnina. E grazie tante, nonnino. Chi di voi due vuole entrare per primo? Io! Allora entra pure, Peppa. Prima di entrare nella casa sull'albero, mi devo togliere le calosce infangate. Sono nella casa sull'albero! Sono nella mia casa sull'albero! George, vuoi entrare anche tu nella casa sull'albero? Sì? Chi ha bussato? Un giovane di nome George vorrebbe farti visita. Può entrare? Soltanto se si toglie le calosce infangate. George, togliti le calosce e poi puoi andare nella casa sull'albero. Chi ha bussato? George! Sì, chi ha bussato? Sono la mamma. C'è posto per degli altri ospiti? Devi prima dire la parola d'ordine e dopo puoi entrare in casa. Ho capito. E quale sarebbe la parola d'ordine? Avvicinati, devo dirtela all'orecchio. La nostra parola d'ordine è il gran pancione di papà. Però niente male. Parola d'ordine. Il gran pancione di papà. È giusta! Il gran pancione di papà. Trovo che sia una frase niente affatto divertente. Mamma, prima di entrare in casa, ti devi togliere le calosce. Ma certo! Peppa, George, mettetevi i giubbotti salvagente, coraggio! Quando Peppa e George sono sulla barca del nonno, devono indossare i giubbotti salvagente. Su questa imbarcazione sono io, il vostro capitano. Signor sì, capitan nonno! Signor sì, capitan nonno! Se capitan nonno vi ordina di fare una cosa a bordo della sua barca, dovete farla immediatamente. Ammesso che non si tratti di una sciocchezza. Capitan nonno non dice mai sciocchezze, ricordatevelo. Signor sì, agli ordini, signor capitan nonno! George, alzare la bandiera! Peppa, suonare la campana! Signor sì, capitan nonno! E tu, nonna, prendere il timone! Signor sì, signor capitano! A tutta velocità! A tutta velocità! Forse dovresti andare un po' più lento, sai, nonno? Hai perfettamente ragione, nonna. Se vado troppo veloce, consumerò tutto il carburante. Nonno, che fai? Lo sai che mi diverto di più quando andiamo veloci? Non ti preoccupare, Peppa. Faremo una bella corsetta più tardi. Guardate, là c'è un'altra barca. Lui è il nonno di Danny e ha portato Danny a fare una gita sul fiume. Buona giornata, caro vecchio marinaio! Buona giornata a te, vecchio nonno Pig! Ciao, Danny cane! Ciao, Peppa Pig! Il nonno di Danny è il migliore amico del nonno di Peppa. Lo sai, mi stupisce che la tua vecchia carcassa non sia ancora andata a fondo. A occhio e croce sembra quasi vecchia quanto te. Questa vecchia carcassa va molto più veloce del secchiello arrugginito con cui tu vai in giro. Lo vedremo, vecchio lupastro di mare. Io ti sfido. Preparati a perdere, porcellino di mare. Li vedo, mamma, li vedo benissimo. Ecco i pomodori, li ho trovati! Bravissima, Peppa! 1, 2, 3, 4. E ora mettili nel carrello. Ho preso 4 bei pomodori! Ottimo lavoro, Peppa! Molto ben fatto! Possiamo cancellarli dalla lista. Che cosa c'è ancora nella lista? Gli spaghetti! Gli spaghetti! Bravissimo, George! Ma si chiamano spaghetti! Spaghetti! Gli spaghetti sono il piatto preferito di Peppa e George. Chissà dove si trovano gli spaghetti. Io li vedo! Da questa parte! Gli spaghetti! Guarda, mamma, eccoli qui gli spaghetti! Ottimo lavoro, Peppa! Mettiamo gli spaghetti accanto ai pomodori. Sì, certo, mamma! Spaghetti! George, si chiamano spaghetti!
Spaghetti! Qual è il nostro prossimo acquisto, Peppa? Patatine fritte! Le patatine fritte non sono sulla lista. E poi ne abbiamo un pacchetto pieno a casa, Peppa. Ritenta. Veramente non mi ricordo più, papà. E tu ti ricordi, George? Dinosauro! Dinosauro? George, guarda che non c'è nessun dinosauro. Qui al supermercato non ne vendono. Oh, no, no, George. La prossima cosa che dobbiamo prendere sono le cipolle. Le cipolle! Ecco cos'era, ora me lo ricordo. Eccole! Ottimo lavoro. Una, due, tre... 4 Le cipolle! Molto bene! Abbiamo praticamente esaurito la lista. Ora è rimasta soltanto una cosa. Mamma Pig e Peppa sono nel negozio di scarpe della signorina Rabbit. Signorina Rabbit? Buongiorno, signora Pig. Per cortesia, vorremmo comprare delle scarpe nuove a Peppa. Scarpe rosse! Ti troverò delle scarpe nuove bellissime, Peppa. Le vorrei rosse, per favore. Ma certo, come queste? Caspita! Scarpe nuove rosse! George e Papà Pig giocano a dama. Oh, ottima mossa, George. Guarda le mie scarpe nuove! Sono rosse! Sono bellissime! Rosso fuoco! Mamma, ti piacciono le mie scarpe nuove? Sì, Peppa, ti danno un'aria molto elegante! George, ti piacciono le mie scarpe nuove? Le scarpe nuove di Peppa piacciono a tutti! Le mie scarpe nuove mi piacciono talmente tanto che se potessi non me le toglierei mai e poi mai! È l'ora del bagnetto! Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per fare il bagno. Peppa si è messa il pigiama e indossa ancora le scarpe nuove. Peppa non vuole togliersi le scarpe nuove neanche per andare a letto. Peppa, sei sicura di non volerti togliere le scarpe? Non le voglio togliere mai più, mamma. D'accordo, va bene. Buonanotte, piccoli miei. Buonanotte, mamma. Buonanotte, papà. Buonanotte e sogni d'oro a tutti e due. È piovuto per tutta la notte e ora il giardino è molto bagnato. Mamma Pig indossa le galosce. Papà Pig indossa le galosce. George indossa le galosce. Peppa indossa ancora le scarpe nuove. Che cos'è questo strano rumore? Peppa! George! Presto, venite in casa! Mamma, c'è stato un forte rumore! Era un tuono, Peppa. Questo significa che ci sarà un bel temporale con tanta pioggia. Presto, in casa, prima che si metta a piovere! Niente panico, mamma. La pioggia è ancora lontana, almeno per un po'. Il cielo diventa sempre più scuro. Si avvicina un temporale. Peppa, George, avete portato dentro tutti i vostri giocattoli? Dinosauro! Bene, il signor dinosauro è salvo. L'orsacchiotto! Ho lasciato l'orsacchiotto in giardino! Si bagnerà! Non preoccuparti, Peppa. Papà salverà Orsacchiotto. Meglio che ti sbrighi, papà. Sta per cominciare a piovere. Io so tutto sui temporali, mamma. Non pioverà ancora per molte ore. Come pensavo. Ci vorrà parecchio tempo prima che piova. Povero Orsacchiotto! Guarda, si è bagnato tutto quanto! Sì, povero il nostro Teddy. Asciughiamolo, presto! Povero il mio Teddy! Ecco fatto, piccolo Orsacchiotto! Sei asciutto! Non pensate anche al vostro povero papà? Guardate, anch'io sono tutto zuppo! Oh, scusa, papà! Adesso ti asciughiamo!
fatto, papà caro? Sei asciutto. Oh! Sta piovendo in casa, papà, guarda! Il papà prende dell'acqua saponata per lavare la macchina. Il papà lava il tettuccio. Oh! La mamma lava il cofano. Oh! Peppa lava gli sportelli. Giorgio vorrebbe lavare i finestrini, ma è troppo piccolo. Povero George, lascia che ti aiuti. Oh no, a George è caduta la spugna in una pozzanghera. George, stai infangando di nuovo tutta la nostra macchina. Lo tolgo io il fango. No, Peppa, non usare... Quell'acqua sporca. Oh no, Peppa ha buttato tutta l'acqua sporca sulla macchina. Oh. Non importa, possiamo usare il tubo del giardino per pulirla di nuovo. Sì, sì, posso tenere io il tubo. Peppa tiene il tubo e il papà apre l'acqua. L'acqua non arriva. Ah, Peppa, smettila! Scusa, mammina. Papà, chiudi subito l'acqua, per favore. Sì, la chiudo. Poveretti, sono tutti bagnati. Almeno la macchina è lavata. Ci siamo tutti lavati. Grazie a tutti. Ah, non c'è di che, Peppa. Non sapevo che Teddy fosse una femminuccia. Oh, papà, ma certo che Teddy è una femminuccia. Che magnifico vestitino. Grazie a tutti. Non c'è di che, Teddy. Però non lo sporcare, eh. Sai cosa succederà adesso, vero, Peppa? Certo. Ora arriveranno tutti i miei amichetti per festeggiare il mio compleanno e papà farà tanti giochi di prestigio. Nessuno si renderà conto che il mago è il tuo papà. Mi presenterai come lo stupefacente misterio. Lo stupefacente misterio? Sì, sarò lo stupefacente misterio. Papà ha passato tutta la settimana a provare i suoi giochi di prestigio. Sono arrivati i miei amichetti! Evviva! Ecco gli amici di Peppa: Danny Cane, Rebecca Coniglio, Pedro Pony, Candy Gatto e Susy Pecora. Benvenuti a tutti! Buon compleanno, Peppa! Nei. Avanti, bambini, venite, la festa è cominciata! Che bello! E ora il papà farà uno spettacolo di giochi di prestigio. Peppa, ti ricordi cosa devi dire? Signore e signori, ecco a voi lo stupefacente misterio. D'accordo, papà. Signore e signori, il mio magico papà misterio. Evviva! Il primo numero di magia. Abracadabra! Oggi picchia, ma è Teddy! Per il prossimo numero ho bisogno di un aiutante tra il pubblico. Me ne basta uno solo. Signorinella, tu hai alzato la mano per prima. Potresti dire al pubblico il tuo nome? Susy Pecora. Allora, Susy, qui ci sono tre palle. Una rossa, una azzurra e infine una gialla. Vabbè! Ora dovrai sceglierne una delle tre mentre io mi giro di spalle. Va bene. È un po' più difficile di quanto pensassi. Anche la mamma di Susy Pecora ha comprato una telecamera e quando la vuole accendere preme questo bottone. Oh, bravissima, Peppa. Grazie per aver acquistato la Mubi 3000. Sono impaziente di girare il vostro primo film. Ci
sarà un modo per spegnere quella voce? Veramente non lo so. E grazie per aver acquistato la Movie 3000. Sulla telecamera di Susie basta premere questo bottone per farla smettere di parlare. E grazie per aver acquistato... Finalmente ha smesso di parlare. Bravissima, Peppa. Che cosa riprendiamo adesso? Riprendi me! D'accordo, Peppa. Buongiorno, sono Peppa Pig. Accomodatevi pure. Buongiorno, sono Peppa Pig. Ancora. Va bene. Buongiorno, sono Peppa Pig. Ancora. Buongiorno, sono Peppa Pig. Ancora. Forse dovremmo girare un'altra scena. Proposta. Papà esce dalla stanza e noi giriamo un filmino e poi glielo mostriamo. Va di là. Il papà deve aspettare in cucina mentre la mamma, Peppa e George girano un film segreto. Mi raccomando, non sbirciare, caro. Ognuno di voi deve fare una scenetta. George, ti va di cominciare? Ne avete per molto? Sono impaziente di vedere l'opera. Finito! Puoi entrare ora. Vedrai, sono stati veramente bravi, caro. Vediamo la scenetta di George prima. Il dottor Brown Bear è arrivato per curare Peppa. Allora, ciao Peppa. Come ti senti oggi? Non tanto bene. Tira fuori la lingua, per favore. No, non è niente di serio. Peppa ha soltanto un'irritazione. Devo prendere una medicina. L'irritazione passerà in fretta, ma se tu desideri potrei anche darti un po' di questa medicina. Sì, grazie. Però temo proprio che non abbia un buon sapore. Apri la bocca, per favore. È disgustosa. Oh, devo ammettere che sei molto coraggiosa. L'hai presa senza fare storie. Peppa ora deve rimanere a letto. Vi telefonerò più tardi per assicurarmi che stia meglio. Peppa può ricevere visite? Oh, sì, certo che può ricevere visite. L'irritazione non è contagiosa. Arrivederci. Arrivederci, dottor Brown Bear. Mamma, posso alzarmi adesso? Il dottor Brown Bear ha detto che devi restare a letto per un po', Peppa. Oh, io mi sto annoiando però. Ma il dottor Brown Bear ha detto che puoi ricevere delle visite. Allora posso invitare Susie Sheep? Susie Sheep è la migliore amica di Peppa. Telefono alla mamma di Susie Sheep. Pronto, chi parla? Peppa vorrebbe parlare con Susie. Ciao Susie. Ciao Peppa. Non mi sento tanto bene. Ho tanti puntini rossi sul viso. Ti ha visto il dottore? Sì, il dottore è venuto a visitarmi. Ha detto che non sto molto bene e che devi ammettere che sono coraggiosa. Allora stai male davvero? Sì, certo. Non sto facendo finta. Devo anche rimanere a letto. Il dottor Brown Bear mi ha dato una medicina che aveva un sapore veramente orribile. Vengo subito a trovarti. Mi metterò il mio costume da infermiera. Attento a non rompere il muro, papà. Non essere sciocca, Peppa. Un gioco da ragazzi. Oh, questo non era previsto. Il papà ha fatto una grossa crepa sul muro. Guarda, papà, che disastro, si è rotto tutto il muro. Ma no, è solo una piccola crepa. La fotografia la coprirà. Ecco fatto. Io la vedo ancora la crepa, papà. Sì, basterà togliere il chiodo e poi stuccare la crepa. Non combinare altri disastri. Non dire sciocchezze, Peppa. Ecco, lo sta venendo fuori! Papà! Ora il muro si è rotto davvero! Secondo te la mamma ci farà caso? Sì, ho paura che non ne potrà fare a meno. Vieni, George! Ma che cosa fanno quei due? Papà, cucù, ti vediamo benissimo! E il papà deve riparare il muro prima che la mamma rientri.
Mattone, per favore. Il papà riempie il buco di mattoni. Ecco fatto. E ora il papà mette l'intonaco. Oh, è un gioco da ragazzi. Poi dipinge il muro. È praticamente nuovo. Il muro è riparato. Urrà! Ecco fatto! Sei elegantissimo con questi braccioli, George. Tocca a me, tocca a me! Bene. Ora possiamo giocare in acqua. Urrà! L'acqua è molto fredda? È gradevolmente tiepida. Attenzione! Sei tu che hai cominciato, caro! Oh! Ci siamo schizzati abbastanza, direi. Papino, mi piace tanto stare al mare. A Peppa e a George piace andare al mare. A tutti piace andare al mare. Peppa, George, e ora che ne dite di giocare con paletta e secchiello? Sì, bella idea, mamma! Papà, papà, ti possiamo ricoprire di sabbia? Ti prego, papà! Oh, e va bene. Evviva! Peppa e George ricoprono il papà di sabbia. Attenzione! Ecco fatto! E adesso non puoi più scappare. La mia testa si sta surriscaldando. Mi passi il cappello di paglia? Se me lo chiedi, per favore. Per favore, mi passi il mio cappello di paglia? Sì, te lo passiamo, papino. Che bellezza! Oh, quasi quasi schiaccerei un pisolino adesso. A George non piace affatto la lattuga. Che peccato. Devo trovare qualcosa che piaccia al piccolo George. Ti piacciono i cetrioli? A George non piacciono i cetrioli. Non piace la lattuga e non piacciono i pomodori. Allora, George, dimmi, qual è la verdura che ti piace? Tutto al cioccolato. Sei uno sciocchino. La torta al cioccolato non è una verdura, George. Forse a George le verdure piaceranno quando saranno trasformate in una splendida insalata. Oh, splendidi pomodori freschi, lattuga e anche un cetriolo. Innanzitutto li dobbiamo lavare. Peppa e George aiutano la nonna a lavare le verdure. Le abbiamo lavate abbastanza. La nonna fa diventare i pomodori, la lattuga e il cetriolo una bella insalata. Nonno, senti, puoi far venire tutti a tavola? Si mangia! La nonna ha fatto la pizza per pranzo. E qui c'è dell'insalata fatta con i pomodori, la lattuga e i cetrioli dell'orto. Dateci dentro, si mangia! George mangia la pizza, ma a lui non piacciono né i pomodori, né la lattuga, né il cetriolo. Oh, ma si può sapere che cosa ti succede a George? Non ti piace l'insalata? No! George, assaggia un pezzetto di questo squisito pomodoro. Bleh. Tesoro, questo è un cetriolo che il nonno ha coltivato nel suo orto. Bleh. Assaggia una foglia di lattuga, George. È buonissima. Prova a fare come me, Danny. Io sono il grande lupo cattivo e vi mangerò tutti a colazione.
Hai visto? Sì, eri veramente spaventoso. Pedro Pony farà la parte del cacciatore. Dovrà salvare Peppa dalle grinfie del lupo cattivo. Io sono il cacciatore e... Pedro è un po' timido. Nei. Devi dire, vattene via subito, lupo cattivo. Ripeti. Vattene via subito, lupo cattivo. Bravissimo, Pedro. Rebecca Coniglio farà la parte della nonna. Che cosa devo dire, mamma? Vediamo. All'inizio del primo atto, il lupo cattivo ti chiude a chiave in un armadio. Poi, proprio nell'ultima scena, vieni salvata dal buon cacciatore e la tua battuta è... Grazie. Grazie. Molto bene, Rebecca. Tutti vanno a vedere la recita scolastica. Signore e signori, benvenuti alla recita scolastica. Ed ecco a voi, Cappuccetto Rosso. Intanto voglio presentarvi i nostri attori. Miau. Prego, prego, a nome dei nostri attori, niente fotografie, per favore. Ed ora che si apra il sipario. La nonna è a casa. Ma chi suona alla porta? Io sono il grande lupo cattivo. Bravo! Vai forte, Danny! Ai ai, Danny ha dimenticato la sua parte. Nonna, devi andare subito in quell'armadio. Vai in quell'armadio!